Riprendiamo il nostro approfondimento e adesso parliamo di teatro, perché al Teatro dei Martinit di Via Pitteri 58 a Milano è in scena fino al 5 di gennaio del nuovo anno Due mariti e un matrimonio, una commedia che ritorna a grande richiesta, tra l'altro recitata e interpretata da tutte donne. Allora io saluto Alessandra Jerse, una delle interpreti, ben trovati, buonasera Alessandra. Grazie. Allora, Due mariti e un matrimonio, poi si dice sì, ma la sposa dov'è? Perché cosa succede? Il giorno del matrimonio non si trova la sposa, allora la cercano le amiche, la sorella, eccomi presente. E tu sei la sorella della sposa. Io sono la sorella della sposa, ci dà un po' casa e chiesa, un po' di quelle pipipipipipipipi. E poi, vabbè, il futuro probabile sposo e qualcun altro la cerca. Ma chi sarà? Qualcuno che viene da lontano. Allora, la sorella, cioè la sposa sparisce. Sparisce, non si presenta. Non si presenta, non si sa dove sia finita. E quindi manda nel panico tutte le amiche, la sorella, futuro marito, gli invitati, i parenti. Tutti, e questi cosa fanno? E questi la cercano, ma insomma si trova in una situazione un po' particolare questa sposa. Al secondo tempo si trova e arrivano a cercarla un po' tutti, ma tutti, personaggi anche un po' particolari. Poi nel secondo tempo anche la sorella non sarà più acida, forse avrà fatto delle esperienze che la rendono un pochino più umana, più vicino alle idee della sorella, ma chi lo sa, dovete venire a teatro a vederci. Comunque allora, quando la si trova c'è un po' di una riunione di autocoscienza per capire. Poi sai come siamo noi donne, no? Iniziamo a parlare di una cosa, poi divaghiamo, iniziamo a parlare del pranzo di Natale, arriviamo alla morte della nonna, insomma quelle robe lì così, ecco. Ma gli uomini sono criticati? No! No, sì, veramente ci critichiamo anche tra le donne, perché poi una parla dei difetti dell'altra e dei nostri limiti. Cioè, è tipico delle donne. È tipico delle donne. Però no, parliamo degli uomini, dei loro difetti, dei loro pregi. No, devo dire che è una cosa molto equilibrata. Cercate, ecco, di capire perché la sposa non vuol più sposarsi. Certo, è il tema principale, però devo dire che poi alla fine l'appoggiamo, sono ragioni valide. Quindi alla fine la solidarietà femminile vince, però dicevamo che anche la sorella acida, un po' zitellina tra virgolette, dopo invece cambia atteggiamento. Dopo fa delle esperienze particolari e devo dire quindi che scopre cambia un po' il mondo, diciamo. Scopre il mondo che fino a quel momento è stato la famiglia, i figli, il mutuo da pagare e poi invece no, deve dire che scopre delle cose. Allora possiamo dire che quel lato leggero, quel lato frizzante che c'è un po' in tutte le donne, magari anche negli uomini, alla fine prevale. Assolutamente. Sì, è una commedia brillante, molto divertente, non solo fanno ridere le battute ma anche la situazione fa molto ridere, ecco. Quindi sono tanti gag e tanti colpi di scena. Colpi di scena sì, uno dietro l'altro, quindi è proprio carina, no? Noi ci divertiamo tantissimo. Tra l'altro dicevamo, l'anno scorso avete recitato l'anno scorso, quest'anno tornate a grande richiesta, vuol dire che incontrate i favori del pubblico. Sì, devo dire sì, della critica, delle persone, c'è stato molto passaparola, che poi è la cosa più importante, sai, quindi mandano gli amici, mandano i parenti, e poi il periodo di Natale, delle feste, cosa fate a casa? Una volta che avete pranzato, cenato, andate a teatro. Ecco, quindi tra l'altro anche per sorridere un po' in un anno difficile, eccetera, un po' di lasciarsi prendere un po'. Sì, ridiamo, sorriso, ragazzi, un po' di vibrazioni positive, perché anche perché qui in questo spettacolo di situazioni comiche ce ne sono tante. Moltissime, dalla prima scena fino all'ultima. Ma alla fine, dicevamo, la donna viene giustificata, quindi sul banco degli imputati finisce di più il mondo maschile o il mondo un certo mondo femminile? Ma entrambi, sai, entrambi, perché comunque gli uomini hanno le loro ragioni, le donne hanno le loro ragioni, c'è poi un punto di incontro, devo dire, tra lo sposo e la sposa, insomma, poi si risolve. Poi non posso dirti la fine, insomma, poi... Ecco, ma quando state cercando di capire nei vostri incontri tra donne i motivi di questa scelta... Ma poi sai, uno ha a che fare con la realtà di tutti i giorni, no? Quindi la monotonia, poi questa ragazza viene fuori quasi subito che ha fatto un viaggio in Africa dove si è riscontrata con realtà diverse, quindi forse ha iniziato a sognare un mondo diverso e quando si è trovata poi nel mondo reale della quotidianità ecco, ha stiamo capito... vedendo anche alcune immagini della vostra rappresentazione. 5 donne e un uomo solo.
Quattro donne e un uomo, sì. E quel povero uomo Pora lì. Gioia. Il Daniele Pora Gioia ci deve sopportare. Ride molto, perché lo facciamo molto ridere, però lo prendiamo anche in giro. Anche un bel fiore, va, che bello. Quindi, perché poi però la regia è di un uomo. La regia è di un uomo e viene ispirato dalla moglie e dalla figlia. È Roberto Marafante, sì, che ha curato anche la regia. Sì, mentre sì. Le altre attrici con te sono Ursi Alzati, Pia Engelbert, Alice Marigone. No, è la... Luciani, non c'è Alice, Caterina e Daniele Monachella. E poi naturalmente Alessandra Iers. Alessandra Iers, eccola. E questo dunque è lo spettacolo. Sì. Che, però possiamo dire se c'è un messaggio? Assolutamente, sì, c'è un messaggio. Ma parla anche un po' della crisi, già 2 anni fa c'era. La crisi è un po' lunga. E quindi si parla della crisi, si parla proprio dei rapporti, no, che ci sono tra le persone. La crisi mette in crisi, al di là del gioco di parole, anche i rapporti, anche le relazioni. Assolutamente sì, però in fondo si sente molto l'amicizia, anche l'amicizia, infatti sono le tre amiche che tengono proprio perché, la commedia. Tra l'altro l'amicizia tra donne magari spesso è pericolosa per gli uomini. Sì, perché noi ci sosteniamo alla grande, poveri ometti, a volte sono proprio massacrati. Perché quando le donne si trovano tra loro... È la fine, Allora, tutte le contumelie possibili e immaginabili arrivano contro le donne, in questo caso allora... Sullo sposo che si trova con quattro donne, la sposa, la futura sposa, le tre amiche, una poi il carattere diverso dall'altra, quindi ognuno lo massacra in modo diverso. Ma ci sono anche equivoci particolari, piccanti. Sì, abbiamo visto le foto, insomma, si vede con una persona, uno alto 2 metri con dei capelli lunghi, insomma, fa parte anche lui della commedia. Quindi c'è dentro anche la modernità, dei costumi. Sì, assolutamente, sì. Quindi allora, una commedia brillante, ma anche perché il Teatro dei Martiniti è specializzato proprio nella commedia brillante. Sì, assolutamente, è proprio la filosofia del Teatro Martiniti a portare delle commedie divertenti proprio perché, come diciamo prima, il periodo, la crisi, dobbiamo ridere. Abbiamo voglia di ridere e di far ridere per quanto riguarda noi attori, perché è la cosa più bella, insomma, quando nasce la risata spontanea, quando veramente a volte si parla di problemi molto, molto leggeri, no? Però lo si fa anche con intelligenza. Problemi leggeri che però magari hanno anche un fondo, un contatto con la realtà, con le vicende quotidiane di tutti i giorni. Ma comunque il messaggio profondo c'è sempre, quello c'è sempre. Però un pizzico di leggerezza, specialmente in questo fine anno, in un anno difficile. Assolutamente ci vuole. Ecco, allora uno potrebbe chiedere a Alessandra Iers, se fare l'attore comico cosa significa? Fare l'attore comico significa appunto sdrammatizzare su cose, insomma su problematiche, parlavamo prima di Belli Dentro, no? Di questa sitcom sul carcere, così insomma si parlava di problemi seri come il carcere, però sdrammatizzando, e quindi si sensibilizza comunque la gente, si fa riflettere le persone, però intanto si fanno sorridere. Quindi saper prendere la vita anche nei momenti difficili, anche nei momenti più duri, con un sorriso sulle labbra. Assolutamente. Anche se non è sempre facilissimo. Non è semplice, però tanto non prenderlo con la parte negativa, anzi forse si peggiorano le cose, no? Quindi bisogna sostenerci con il sorriso, con le amiche, con le persone. Ecco, e in questo spettacolo, Due mariti e un matrimonio, che ormai è uno spettacolo collaudato, ormai lavorate a occhi chiusi. Sì, lavoriamo a occhi chiusi e dobbiamo stare attenti anche a non ridere, perché ci sono delle situazioni, perché ogni sera, perché siamo un po' cattivelle, cambiamo delle cose. Per mettere in difficoltà le colleghe, no? E quindi ci troviamo a volte nelle situazioni che ci guardiamo così, dopo quando finisce ti strozzo. Che è un po' una regola della commedia brillante, sì. No? Sentivo anche parlando con attori del passato che dicevano, quando eravamo allo spettacolo facevamo a gara a cambiare le battute, a cambiare il copione per mandare in crisi. Poi comunque uno non si dovrebbe, che mi sente regista, veramente mi strozza, però c'è l'improvvisazione, ma perché quando uno poi è comico viene proprio spontaneo, il modo di dire una cosa. Infatti, il modo anche di cambiare una battuta. Sì, è normale, no? Perché
poi sei talmente dentro il personaggio, conosci talmente bene la commedia, che ti viene proprio spontaneo, quindi metti in crisi gli altri. Che... Allora, in questo caso, se nella pièce c'è la solidarietà femminile, sul palcoscenico tra voi non esiste questa solidarietà, ma esiste la conflittualità. No, femminile. C'è sempre la solidarietà, però ci piace anche stuzzicare un po', no? Tipico, la fantasia e l'estrosione. Tipico delle donne, no? Esattamente. E poi alla fine, dopo in camerino, si regolano i conti. Sì, si regolano i conti. Però la sera dopo si torna in scena e magari devi aspettarti la polpetta velenata, la coltellata dall'altra attrice, sì. E questi, però è anche un po' lo spirito del teatro, lo spirito di queste commedie, il bello di lavorare insieme in questo modo. Assolutamente, ma inizia proprio dalle prove, no? Dalle prove, da quando si mette in scena col regista, che ha molta pazienza, ormai ci conosce, a volte ci guarda così, perché noi iniziamo a divagare mentre facciamo le prove, e ci guarda, no, ma tranquilla, quando avete finito avvisate. Posso immaginare quel povero regista. Impazzisce ogni volta, però ride, si diverte tantissimo anche lui. Quindi anche per voi, possiamo dire, è un divertimento, non solo per il pubblico, anche per voi che siete sul palcoscenico. Sì, assolutamente, ma credo che questa cosa il pubblico lo senta, sai, perché sente che noi ci divertiamo, che ci mettiamo proprio una passione immensa, perché adoriamo questo lavoro, e comunque la commedia è veramente bella e si presta proprio a questa cosa. Ecco, no? Due mariti e un matrimonio in questo momento come spettacolo, poi per il futuro? Per il futuro ci sono programmi, io faccio parte del gruppo Zelig, quindi ci saranno dei progetti per Zelig con altre donne, siamo sempre femminile, sono 7 donne, le 7 scenette per 7 scemette, che insomma stiamo cercando di girare, abbiamo appena iniziato, sono degli sketchcom. C'è una differenza tra comicità femminile e comicità maschile? Sì, noi donne facciamo molto ridere, però l'uomo non capiscono ancora quanto valiamo, forse hanno paura. Allora ci tengono nell'angolino, ma quando veniamo fuori... Donne comiche che sono venute alla ribalta... Ce ne sono tante, sì, la Cortellesi, la Marchesini, anzi ho iniziato proprio con lei, guardando i suoi pezzi. Che poi uno magari parte come attore comico, ma poi diventa attore a tutto tondo, il caso della Marchesini, che adesso, tra l'altro, con la malattia che ha avuto, si è messa anche a scrivere un libro, una bella testimonianza. Assolutamente sì, lei è una grande, veramente, lei poi ha un'energia che è... Ecco, ma farti teatro per una donna è più difficile che per un uomo? No, credo di no, almeno per quanto riguarda teatro no. Come parlantina così sono più avvantaggiate le donne. Ma dov'è? Come scioltezza, come spontaneità. Tu dici? No, penso che per quello sia la stessa cosa. È il fatto televisivo invece che diventa più difficile. Vabbè, però stiamo cercando di sgomitare un po' e di farci valere, insomma, perché siamo brave, noi donne siamo brave, scusate, non è presunzione, ma e è intanto vero. In questo fine anno, inizio 2014, siete in scena al Teatro Martinit, Due mariti e un matrimonio, dunque un giorno di festa che si trasforma in un giorno di panico, perché Mimì si trova all'altare senza la sposa. Esatto, no, Mimì non si trova e Rodolfo si trova senza la sposa. E da qui c'è tutta la pièce che gira, dove tra l'altro, come dicevi, ogni sera ci si può trovare qualcosa di inaspettato. Sì, assolutamente sì. Tra l'altro voi siete in scena anche a fine anno. Siamo a Capodanno. E di solito fine anno e Capodanno sono i giorni dedicati al teatro. Ma infatti noi siamo sempre strapieni, bellissimo. Poi iniziamo un'ora prima, iniziamo alle 8, facciamo il buffet con le persone che ci vengono a vedere, così poi hanno magari la possibilità di andare a casa, a festeggiare con i parenti, fare il cenone, eccetera. E l'abbiamo fatto anche l'anno scorso, è stata un'esperienza bellissima. E c'è tanta gente, ma infatti perché non Ecco, perché si dice di solito le festività di fine anno, di Capodanno, sono quelle dove la gente le dedica al teatro. Giusto. Cioè, mentre magari Santo Stefano lo dedica dopo Natale al cinema, il 31 e l'1 li dedica al teatro. È vero, ma noi saremo anche a Santo Stefano in teatro, quindi se non volete andare al cinema, volete andare prima, volete andare dopo, noi siamo lì fino al 5 gennaio. Tra l'altro siete anche alla vigilia della Befana, perché è finita la vigilia della Befana. Allora, questo è un colpo basso. Avete voluto finire per evitare... Gli auguri da parte di chi ci viene a vedere.
E quindi fino al 5, possiamo dire che allora fino al 5 di gennaio, esatto, al Teatro Martinetti di via Pitteri 58 a Milano, tra l'altro c'è un parcheggio comodissimo, non, sì, c'è neanche problema, c'è di il parcheggio riservato. Il sabato facciamo un doppio spettacolo alle 16.30 e alle 21, la domenica alle 18, invece dal giovedì e venerdì e sabato anche alle 21. Allora, se si vuole ridere un po', se si vuole sentire un po' di... Tanto, se volete ridere di, tanto! Anche di discussione tra donne, di, lo spettacolo ideale. No? È la commedia giusta per dove voi. Dove alla fine però le donne hanno la meglio perché giustificano la sposa scappata. E noi uomini... Sì, no, 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 ma anche gli uomini ridono, sì, no, secondo me si ritrovano anche gli ometti. Sì, 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 no, no, ma è veramente per... anche per i ragazzi, devo dire, si sono divertiti molto anche i ragazzi, quindi è una commedia per tutti. Quindi il Teatro Martinit, che è aperto per tutte queste festività fino al 5 di gennaio, cominciate bene il 2014, un messaggio... Mamma mia, alla grande! L'avete cominciato bene anche l'anno scorso, sì, e sì, quindi sì, siete, sì, in linea perfetta con la, perfetto, tradizione. Due mariti e un matrimonio, dunque fino al 5 di gennaio al Teatro Martinit di Milano in via Pitteri 58. Io ringrazio Alessandra Iersi, in bocca al lupo, tanti auguri a te, alla tua compagnia, grazie, ai due mariti e un matrimonio al Teatro dei Martinit. Chiudiamo qui il nostro approfondimento, come di consueto prima di lasciarvi, prima di chiudere, vi lascio alle previsioni meteo. Buon proseguimento di serata.